Ecco qua, ci troviamo allo stand di Sale Engineering con Mario Gattelli che ci racconterà brevemente tutte le novità della nuova termocamera da attaccare e Una montare su. multispettrale, chiamiamola. Multispettrale. Che differenza c'è tra una multispettrale e una La termocamera? multispettrale è una camera che praticamente è in un range che va dai 900 ai 400 nanometri. Una camera termica invece lavora in una frequenza molto più bassa, è un range che va dagli 8000 ai 14000 Che cosa permette di fare una nanometri. La multispettrale? multispettrale permette di vedere le varie bande dettagliate, quindi praticamente questa qui è una camera che vede 9 bande, partendo dalla banda più alta che è sopra il blu, è la banda costa, che è una banda che serve per vedere anche quello che può essere un inquinamento in acqua, una banda che riesce a penetrare l'acqua per una profondità di circa, dipende dall'acqua, anche mezzo metro. E questa camera qui è nata principalmente per fare precision farming, è un sensore nuovissimo, velocissimo, consente di non avere il gimbal, non c'è bisogno di stabilizzarla e riesce praticamente a scattare 5 immagini al secondo di tutti i 9 sensori sincronizzati, un global shutter, e queste immagini vengono memorizzate in un SD solido, non in un SD come le altre camere, perché ha bisogno appunto di questa velocità. La tipologia di camera permette anche di scattare a velocità di un centomillesimo di secondo, che è una cosa impensabile per le altre camere esistenti sul mercato. Noi è un anno che stiamo lavorando anche con dei prototipi, come quella rossa a 4 bande. Ne abbiamo due, dove abbiamo testato la tipologia di questi sensori nuovi con i filtri di banda dedicati e abbiamo fatto questo qui, che adesso è il risultato che è in testa, ha un wifi integrato, ha un sistema che adesso uscirà di calibrazione in tempo reale. Quanto pesa questo Pesa oggetto? 400 grammi. 400 grammi, quindi è abbastanza trasportabile anche su piccoli oggetti. Assolutamente, è tutto in alluminio, praticamente la parte posteriore sarà in titanio. Ah, in titanio. E è nata proprio per poter essere integrata sia negli aerei che possono volare ad alta velocità, a bassa quota perché è velocissimo, e sia sui multirotori, alloggiata all'interno senza bisogno di gimbal di stabilizzazione. Molto bene, ringraziamo il signor Mario per questa importante novità nel mondo dei droni multirotori e SAPRO.